Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Buongiorno, eccoci qua. Oggi vogliamo dedicare, abbiamo pensato, a una ricetta che potrebbe andare bene per Natale. Allora, festeggiamo il Natale, facciamo finta che oggi sia Natale. Natalia. Facciamo questa ricetta per il pranzo di oggi. Allora, abbiamo fatto l'impasto della pasta. È un primo, però è un primo bello tosto. Abbiamo preso delle capesante all'ilio pesca, le abbiamo pulite, le abbiamo tolto il corallo, l'abbiamo battuto, il corallo battuto, con il prezzemolo e con un po' d'olio. Andremo a decorare il piatto con questo. Nel frattempo lo mettiamo qui. Faremo questi tortelli intanto Natalia, te fai le strisce per i tortelli. Io prendo il lime e vado a grattare. Devono marinare un attimino queste qui, perché le vado a mettere a crudo dentro alla pasta, perché poi si cuociono, e si cuoce anche la capasanta, non ci vuole tanto a cuocerla. Questa, un filino d'olio, un pizzichino di sale, appena appena, un filino di olio, così, oppla, e si lasciano, andrebbero lasciate marinare un po' nel frigo per prendere il sapore. Comunque fate conto che noi si siano già marinate. Mettiamo un filino d'olio nella padella, poi si prende lo scalogno, e io vado a preparare la base intanto. Ecco qui. Si trita. Ti do noia, Natalia, qui? Ti do un po' noia? Un pochinino. Via, vorrà dire, va via, e ti lascio sola. Ok. Almeno questa è proprio la base per dargli un po' di sapore, perché abbiamo, nel frattempo io ho preparato del brodo di crostacei, che questo m'avanza, lo metto qui, ecco qua, del brodo di crostacei che mi servirà poi per un mestolino, non c'è? Per cuocere i nostri ravioli, che vado a mettere qui e allungo con il brodo di crostacei. Te l'avevi salato, Natalia? Ce l'ha messo te il sale? Io non ce l'avevo messo. No? Ecco, allora bisogna un pochino mettere un po' di sale nel brodo. Ecco qui. Vai. Aspetta,
Intanto si fa appassire. Anche questo ce l'hanno già pronto, gli credete all'iliopesca? Un po' di crostacei misti per fare il brodo, vi danno delle chele di granchio, delle cose così e sono pronti. Vado? Aspetta, ora guardo. Uno. Quattro. Ops, oh, ops. Aspetta. Si fa così. E si fa un tortello. Uno. Due. Tre. Chiudili per bene. Se no si fanno anche con un rebbio della forchetta, per sicurezza. Aspetta, questo qui. Prendo una forchetta. Io direi no, meglio così. Prova. E si attacca anche con la farina. Vanno bene anche a questa maniera, Natalia, va, lascia stare. Sì. Sì, vanno bene anche così. Per te metto un altro po' di brodo. Olè. Prende sapore. Ecco così. Io vado a metterli, si mettano dentro alla padella con lo scalogno e un po' di brodo, fatto appassire con il brodo. E vado ad aggiungere il brodo qui. Voilà. Fa veloce a cuocere questo. Questo qui. Intanto prendo il piatto. Questi qui si finiscono dopo, Natalia. Ok, non lì, pronto. Anche questo levamelo. Di qui, perfetto. Si fa. Vedete, sembra difficile, però anche questa non è che sia poi, basta un po' di inventiva, pensano, sembra che tu porti in tavola chissà che, invece un piatto un po' raffinato, un po'... Io sapete, sono più da pici o il ragù, una bella lasagna, qualche cosa del genere, questi piatti non fanno parte della mia cucina, però ci si prova, cioè, non è che non li so fare, però ecco qua, sono cotti, ecco qua, si spenge. Qui spengiamo anche questo, prendo, brava, questo, vado a sistemare e aspetta, questo qui, i ravioli nel piatto. Qui.
Aspetta un po'. Questo. Si prende un mestolino di brodo di crostacei con lo scalogno. Si mette qui. L'erba cipollina ci sa un po'? Sì. Ecco, basta pochina, Natalia. Poi si prende il corallo, come vi ho detto che ho fatto, che ho battuto prima con il prezzemolo, un po' di sale e un po' di olio, e lo vado a sistemare qua per dare colore al piatto. Un pochino di pepe. Vieni. L'erba cipollina, questa, sì. Un filino di erba cipollina. Si mette così. E il piatto è pronto. Guardate che sciccheria per Natale. E allora mi raccomando, godetevi il pranzo di Natale con i vostri cari, con i vostri amici, con tutte le persone che amate vicino, e vi auguriamo un felice Natale. Auguri, auguri, auguri! Ciao, buon Natale! Natalia, auguri! Auguri! Ciao! Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato. Il mare sulla tua tavola.